Amici di Minformo TV, trasmettiamo ora il format politico ideato e condotto dal direttore di Napoli Metropoli, Antonio Auriccio, con la partecipazione del direttore di Minformo, Mario Abenante. Talk. Ospite di questo appuntamento è l'ex consigliere comunale di Afragola, Camillo Manna. Buona visione! Buonasera telespettatori di Minformo TV, benvenuti alla nuova puntata di Talk. Io sono sempre in compagnia del direttore Antonio Auriccio, che saluto. Buonasera. Buonasera a tutti. E con noi questa sera a parlare sempre del filone delle amministrative di Afragola che si terranno nel prossimo autunno, il dottor Camillo Manno, ex consigliere di Afragola. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Bene, come già abbiamo anticipato, questa sera, come potete vedere anche dal titolo, parleremo di Afragola, parleremo di amministrative, ma senza fare, non fare un salto da quello che è stato il passato recente della politica afragolese, e su questo vorrei dare appunto parola sì. Al mio collega. Sono felice oggi di avere ospite Camillo, prima di tutto amico e poi politico locale, ma voglio precisare solo un attimo una piccola precisazione a chi ci segue, che è proprio in merito a Talk. Talk, Camillo, lo dico anche a te, nasce non solo per gli addetti ai lavori, ma è un programma che mette al centro la politica e cerca di spiegarla nella maniera più semplice, almeno noi ci proviamo, rimanendo distanti. Insomma, se volevamo, il nostro obiettivo non era quello di scimmiottare i programmi politici magari nazionali, ma quello di arrivare quanto più possibile alla gente. Sappiamo benissimo, oggi sono felice di averti qua, perché vuol dire che il giornalismo ha ancora delle regole, quelle che forse la politica ha perso, perché nelle settimane scorse ospite a Talk ci sono stati alcuni ex esponenti del Partito Democratico che hanno mosso delle critiche, e tu naturalmente abbiamo scelto te perché tu hai la facoltà di rispondere a queste critiche per quello che hai rappresentato in Consiglio Comunale e per quello che hai rappresentato nel partito stesso. Nelle prossime settimane, do una piccola insomma, news, ci stiamo organizzando per portare a Talk una vera e propria tribuna politica con le liste che saranno presenti, ma non vi sveliamo ancora tutto, questo sarà in divenire. Voglio proprio iniziare con te, Camillo, e lascio la parola a Mario per la prima domanda. Bene, allora, se siamo pronti, io amo anche dire che questa in realtà è una chiacchierata, non è proprio un'intervista. Bravo. Perché anche noi che facciamo le domande abbiamo anche la nostra opinione, e ci piace poi sapere e vedere che poi la gente dibatte anche su quello che diciamo, anche noi addetti ai lavori. Partiamo proprio quello dove stavo dicendo prima, no? Dalla caduta di Grillo, dalla sfiducia dalle firme dal notaio. Ecco, tu come hai vissuto questa decisione, ma soprattutto secondo te com'è che si è arrivata a questa fine drastica per la popolazione afragolese? Perché quando poi si va dal notaio e si mettono delle firme, lì è tutta la politica a perdere, no? Certamente che è la politica a perdere, ma se mi consentite faccio una premessa, perché vi devo ringraziare soprattutto a voi, una premessa che faccio solamente per farvi gli auguri, perché questa azione che fate è certamente meritoria per tutto il territorio, sia di Afragola sia del circondario. Grazie. Veramente vi faccio gli auguri e complimenti anche per come la conducete questa trasmissione e anche altre trasmissioni. In merito alla domanda che lei mi fa, direttore, è questa qua, è che ritengo che si era arrivato a un punto tale che questo Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale di Amministrazione Grilla, non poteva più reggere. C'erano dei litigi nemmeno tanto più nascosti, erano apparenti, addirittura in Consiglio Comunale. Io ricordo a me stesso che fra le tante cose sono stato quello che maggiormente ha avversato questa iniziativa, perché dissi sia al mio partito sia all'interno del Consiglio Comunale stesso che non era il momento di mandare questa amministrazione a casa per problemi di salute pubblica per la pandemia che c'era. Poi
sia divenuto che la persistenza, la permanenza di questa amministrazione, di questo esecutivo, era diventata assolutamente deleteria, perché era immobilizzato il Consiglio Comunale, paralizzato, non si pigliavano decisioni, c'era un litigio continuo, e allora chiaramente si è dovuto, non si poteva andare contro la volontà della maggioranza che era in Consiglio Comunale, e si è divenuto a quest'atto ultimo che mai, voglio dire, certamente dove la politica non ci ha guadagnata, ma speriamo che ci abbia guadagnato il paese. Ricordo ancora il tuo intervento in Consiglio Comunale, proprio insomma, come ci hai ricordato oggi, che insomma mandare un'amministrazione a casa è sempre un atto difficile, certo, anche per chi è all'opposizione. Però passiamo adesso al Partito Democratico, certo, e abbiamo avuto 2 settimane fa ospite Gennaro Espero, ex segretario, certo, del PD, che ha sottolineato il fallimento del partito, ha sottolineato non inteso solo come PD locale, ma proprio in generale, la forma partito, un partito sempre arroccato più su se stesso e incapace di rapportarsi con una società che evolve e che è in grande cambiamento. E questo ha portato poi fisiologicamente alla fuoriuscita di sua e di altri padri fondatori del Partito Democratico. Cosa ti senti di rispondere ad Espero? Guarda, io nei confronti di Gennaro Espero, insomma, mi lega un'amicizia e una stima da lungo tempo. Io ho iniziato un'era geologica fa a fare la politica proprio con lui, e lui è stato colui a cui ho chiesto la tessera e l'iscrizione all'interno per entrare nel Partito Democratico quando è stato nel 2013. Allora ho fatto questa esperienza con il Partito Democratico e fu a lui che chiesi la possibilità di poter entrare nel Partito Democratico. Io ho sentito, l'ho sentito pur più di una volta, proprio sperando di essermi sbagliato per quelle cose che lui diceva. Io dico che c'è stato probabilmente un malinteso, forse ritengo che la sua, il fatto che lui sia uscito dal partito, anche se lui dice che non è uscito dal partito, non parla di una scissione, ma probabilmente di una veduta diversa, sì, dove lui dice che costituire una nuova associazione politica che abbia come riferimento i giovani, le donne, la politica ambientalistica e quant'altro, voglio dire, sia una cosa che si possa fare con questa associazione. Io dico una cosa, e queste sono parole sue, non sono parole mie. Espero portava giustamente a vanto della sua azione di segretario del Partito Democratico quando l'è stato segretario, il fatto che il suo lavoro fatto all'interno del Partito Democratico aveva fatto sì che nel 2013 un giovane dei democratici fosse stato eletto consigliere comunale, appunto nella persona di Tuberosa. Sì, cioè lui diceva: io, questo è stato il mio massimo sforzo, è stata la mia più grande gratificazione nel fare il consigliere comunale, il segretario del Partito Democratico. Giovanni Tuberosa, insieme ad altri, quale Francesco Zambardino, attuale consigliere comunale, insieme a Giuseppe Cerbone, insieme al segretario Cerbone, segretario che poi ha fatto anche il segretario, poi voglio dire Angelo Laurenzi e quant'altro, cioè una nidiata di giovani che si sono cresciuti effettivamente con la presenza di Gennaro. Ora io dico, caro Gennaro, può essere che tu potresti riuscire a fare di nuovo ciò attraverso un'associazione? Ritengo che questo non sia possibile, e io perciò dico che alla fine probabilmente questa azione, questo comportamento, questa scelta di aver fatto questa amministrazione, come si dice, è una risposta semplicistica dei problemi più complessi. Sicuramente la parte giovanile del Partito Democratico, ne diamo atto, è un cuore pulsante, lo è stato nel 2013, lo è ancora oggi, ci sono degli ottimi ragazzi validi che magari più là. Però io mi sento di chiedere ancora, sempre legandoci a questo tema, io sono d'accordo che con un'associazione fuori da un partito è ancora più difficile creare quella che, diciamo, noi chiamiamo la cantera politica, no? Però andiamo ad analizzare in realtà quelle che secondo te siano state le difficoltà che ha riscontrato Espero all'interno del PD. Perché ha sentito l'esigenza di uscire fuori? Perché anche all'interno del PD oramai è impossibile creare una cantera. Guarda, il problema è che non posso negare, insomma, sarebbe effettivamente andare contro una logica, dicevo, non posso negare che oggi esistono difficoltà ad avere un partito che sia organizzato
quale partito, va bene? Però oggi lo sforzo, perché tutti oggi ci preoccupiamo di una politica populistica, sovranista, certo, molto spesso, se vogliamo, anche molto sciatta, no? Dove alla fine chi alza la voce è quello che crede di avere sempre ragione, perché non c'è un'educazione politica, cioè il senso civico si viene a perdere. Ora, se questo è un compito che nel passato è stato sempre assegnato ai partiti, non solo il Partito Democratico, altri hanno ritenuto che probabilmente si potessero assumere, prendere delle scorciatoie e fare altri movimenti dove alla fine non si vogliono assumere le responsabilità. Io dico che nel bene e nel male il Partito Democratico è la dimostrazione che una critica all'interno del partito stesso io si è fatta, è stata soprattutto il direttore Auricchio l'ha evidenziato quando io nel partito ero contrario a che si mandasse questo a casa. Poi sì, c'è stato comunque, in democrazia esiste una maggioranza, dice no, per noi probabilmente abbiamo fatto una valutazione, il partito fa una valutazione, dice è meglio che si interrompe questa amministrazione, queste esperienze, e allora si deve andare a casa. Allora voglio dire, io non riesco a vedere quale possono essere state, dove Gennaro insomma all'interno del partito ha sempre avuto una grandissima, ma non sono io a dirlo, figurarsi, considerazione, insomma siamo sempre stati lì ad ascoltare i suoi consigli, la sua esperienza che per tanti anni ha fatto l'amministratore, ha ricoperto la carica di sindaco e quant'altro. Io non me lo riesco a spiegare, può darsi che, questo veramente dico, può darsi che possa esserci stati degli screzi con qualche altro maggiorente all'interno del Partito Democratico stesso, ma ciò non è sufficiente affinché uno possa lasciare questo partito, insomma, e fare altre esperienze che secondo me per la persona e per l'individuo, diciamo, per lo spessore culturale e politico che lo Gennaro stesso ha, penso che è riduttivo proprio per questo. E andiamo ancora sempre di più nello specifico, parlare proprio di questi maggiorenti. Le critiche invece che ha mosso sempre a Talk la settimana scorsa l'ex assessore Giuseppe Affinito cadevano proprio nello specifico su due figure principali, ossia quelle di Tuccillo, ex sindaco, e quello di Francesco Zanfardino, il segretario. Addirittura è stato abbastanza forte nelle sue dichiarazioni dicendo che dal 2013 ad oggi nessun segretario serio ha mai riscontrato all'interno del partito del PD. Ora, premesso che a noi farebbe piacere avere tutti e due qui a Talk, Tuccillo e Zanfardino, ognuno rispondere diciamo per sé, però adesso abbiamo Camillo Manna, cosa rispondi tu, se in difesa oppure se condividi qualcosa di quello che ha detto Giuseppe Affinito? Guardi, io ritengo che nel tempo si è raccontata una storia non veritiera, o perlomeno voglio dire non adeguata a quella che realmente è stata questa storia. Io proprio in virtù di quello che dicevo di Gennaro Espere, il buon consigliere Affinito, o meglio, ho sbagliato, l'assessore Affinito, sì, perché consigliere dimissionario, non lo è mai stato, ben due volte eletto, non ha mai avuto, non ha mai ricoperto la carica, esatto, non ha mai risentito l'opportunità di poter svolgere il ruolo di consigliere comunale, e io penso che comunque è un'esperienza che gli manca, va bene, anche per come si comporta, ritengo che sia questa. Non volendo entrare nel merito della questione, io vorrei capire lui, perché poi lui non ha detto solamente questo, ha detto pure altre cose, l'ho ascoltata, se volete la chiudiamo qua, se poi mi volete fare qualche altra domanda. Lui non, secondo lui non si capisce che cosa avrebbe dovuto fare un segretario del Partito Democratico, che poi nel 2013 era proprio Gennaro Espre, che poi si è dimesso nel 2014, voglio dire, qual è l'azione? Certamente come tutti i partiti, insomma, il Partito Democratico anche ad Afragola ha avuto dei turbamenti, ci sono state delle difficoltà a individuare uno piuttosto che l'altro, ma voglio dire, questo fa parte del gioco della politica, voglio dire, dall'interno una discussione, sono quelle dinamiche che sono fisiologiche all'interno del partito. Ma io personalmente voglio dire, io non ho mai trovato alcuna difficoltà in merito a Zanfardino, ma insomma noi stiamo scherzando. I meriti che possiamo dare a questo segretario, il quale si assume la responsabilità, siamo l'unico partito strutturato che oggi sul territorio di Afragola ha una sede. Ciò lo si deve esclusivamente alla testardaggine e alla responsabilità del segretario Zanfardino. È una cosa, voi ritenete che sia una cosa di poco conto? Io ritengo che è un merito avere oggi una struttura, una sede dove la gente si può riunire. Poi
volevo dire, pur in merito alle critiche elevate dall'assessore Affinito, quando Affinito è stato eletto consigliere comunale, il PD, proprio in quella logica di ringiovanire la sua classe dirigente, non ci ha pensato due volte a nominarlo assessore, dandogli comunque pure una carica assessoriale notevole. Ma certamente Affinito, voglio dire, con tutto il bene che gli voglio, era comunque aveva lui stesso dice che aveva 27 anni ed era un neofita della politica, insomma, sì. Nonostante tutto il partito ha scommesso su di lui. Poi le cose sono andate come sono andate e io non ci voglio entrare in questi meriti, sa lui e la sua coscienza poi come sono andate queste cose qua. Assolutamente. Perfetto, noi per adesso abbiamo terminato la nostra prima parte a disposizione, restiamo nella seconda parte sempre con Camillo Manna e voi restate con noi, a tra poco. Shopping a due passi da casa? Al Parco Commerciale I Pini si può. Hai a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno. Il supermercato CRAI, abbigliamento e sport, tutto per la casa, cura e bellezza della persona, viaggi, giocattoli, tecnologia e per uno stop il bar e l'area food. Sei al Parco Commerciale I Pini, il centro delle emozioni. La pandemia da Covid ha stravolto le nostre vite. Abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini e i nostri atteggiamenti. Ma noi abbiamo creato un dispositivo che può rendere la nostra vita molto più semplice. Il nostro team di ricercatori è stato in grado di creare un igienizzante automatico che è in grado di sanificare ambienti chiusi in pochi secondi. Così possiamo fare anche un favore all'ambiente. Al Sicuro Box, il sistema di sanificazione automatizzato, unico al mondo. Bentornati a tutti quelli che ci stanno seguendo e che hanno avuto insomma, il piacere di rimanere anche in questo momento di pubblicità. Siamo e risalutiamo Camillo Manna, ex consigliere comunale di Afragola. Mario, torniamo subito sulla discussione, però accantoniamo un attimo adesso la questione PD, insomma, quello che è insomma, le critiche che sono state mosse, e passiamo adesso alla fase insomma, di consultazione, quello che sarà nelle prossime elezioni. Il Partito Democratico nelle scorse settimane ha pubblicato sui social, ormai insomma il campo dove oggi si fa anche politica, tre post. Uno del 20 aprile che è il primo incontro fatto con le forze tra virgolette della vecchia coalizione o nuova coalizione, perché poi insomma troviamo l'appuntamento con il Movimento 5 Stelle, poi con i ragazzi di Europa Verde e poi il 27 aprile con Avviso Aperto. Dal 27 aprile, oggi 20 maggio, c'è un silenzio però sui social e dall'incontro con Avviso Aperto leggiamo una diversità di vedute insomma, su alcuni temi.
prima di tutto ti faccio a te, da che cosa fuoriesce questa differenza di vedute, ma soprattutto avviso aperto, alleato insomma del PD, leale alleato sia nel 2013 che nel 2018, ha fatto una richiesta ben precisa, quella della discontinuità degli uomini, probabilmente è quella la differenza di vedute. Guardi, io non so se sia quella la differenza di veduta, ma voglio ribadire che il canovaccio per quanto riguarda le consultazioni, l'indirizzo che si è dato questo il Partito Democratico è quello là di incontrarsi con coloro in cui già si è fatto un percorso assieme anche per il passato. Perciò difficoltà non ce ne stanno. Certo, ci può essere una dialettica probabilmente più aspra, ma questo ciò non toglie che il campo, perché io mi piace dire, io sono d'accordo con ciò che dice Bersani che dice che il PD unitamente alle altre forze del centro-sinistra devono collocarsi in una sorta di campo democratico, dove io con tutto, se mi consentite, in questo campo democratico io vedo anche questi partiti che già hanno una loro storia sul territorio, quale appunto Avviso Aperto, oggi pure i 5 Stelle si affacciano a questa nuova realtà, si confrontano ormai sono con gli altri. Sul territorio sul sono una realtà, assolutamente. E allora chiaramente noi diciamo che questo qua è il nostro canovaccio per quanto riguarda il prosieguo di queste consultazioni. Poi dopo, se mi fate una domanda o se volete rispondo stessa adesso, è perché dove sono state queste difficoltà? Ecco, questo, certo. Allora, le difficoltà soprattutto sono state ciò che io preannunciavo nella prima parte, legato al fatto che oggi si narra, a mio avviso, una storia diversa da quella che poi è stata nella realtà per quanto riguarda l'amministrazione Tuccini. Okay. Io qua non sto, faccio la premessa, a fare il difensore di Tuccini, lui è capace di farlo da solo, ma io sono stato comunque all'interno di quel Consiglio Comunale, me ne sono assunto la responsabilità di partecipare al Consiglio Comunale, ho sposato in tutto e per tutto tutte le scelte che ha fatto, e oggi non è che mi posso tirare indietro e rinnego come qualcuno pensa di fare per farsi una nuova virginità politica, io questo non lo faccio perché io dico le cose come stanno, mi sono assunto la responsabilità. Oggi il problema è questo, è che tutti quanti, e la dimostrazione è stato il fatto che l'amministrazione Grillo è nato proprio contro Tuccillo, dove tutti assieme contro l'untore. Questa è stata la prassi. Quando io, sappiamo pure dove è finita. Però. E sappiamo pure, ecco, questo è il problema. Noi dovremmo evitarla di fare questa situazione qua. Allora il problema qual è? È che alla fine io dico, perché non diciamo i numeri dell'amministrazione Tuccillo, di cui faceva parte anche Avviso Aperto, dove facevano parte anche altre forze politiche del centro-sinistra. E io dico che quelle cose... Io non credo che altre amministrazioni abbiano fatto tanto quanto ha fatto l'amministrazione Tuccillo. Il problema è che non se ne parla. Oggi c'è un'hub vaccinale ad Afragola, una delle più belle della regione Campania, al centro Lume. Chi è che l'ha fatto? È stato fatto sotto l'amministrazione Tuccillo. Ci stanno dei problemi giudiziari, ma la magistratura faccia quelle che deve fare. Però l'indirizzo è stato del centro Lume. Parlo del centro Lume. Dove là oggi abbiamo una realtà che sta sul territorio e oggi i cittadini se ne servono. Vogliamo parlare delle altre cose che ha fatto questa l'amministrazione Tuccillo? E poi chi lo dice? La riqualificazione di via San Marco, via Saggese, contrada Ferrarese, sono gli unici, e oggi sono ancora in essere il rifacimento di queste. Sì. Sono state fatte dall'amministrazione Tuccillo. Vogliamo parlare dell'alta velocità, che sembra che per i tanti questa sia una sorta di corpo estraneo di questo paese, oppure sia qualche cosa di cui non se ne possa parlare. L'alta velocità che abbiamo ad Afragola, dobbiamo dire due cose. Uno, che cosa abbiamo ereditato? Era un rudere in mezzo alla campagna. Ora l'abbiamo fatto con i soldi nostri? No. È stato fatto certamente con fondi europei, con fondi nazionali, però lo spirito di averla questa amministrazione, di averla questa stazione, è stata fatta dall'amministrazione Tuccillo, e invece tutti ne parlano e cercano di parlarne sempre male, quando poi questa è una stazione che ha una platea di cittadini, di utenti superiore a quelle di Firenze, alla stazione di Firenze, e invece no, noi stiamo qui a denigrarla come se fosse veramente un corpo estraneo. E mi consentite,
direttore, chiedo scusa, si approfitta e poi la chiediamo. Certo, prego, poi. No. Il problema oggi, la differenza che esiste, pure per ritornare, perché un'altra cosa che diceva il buon Affinito, il centro-sinistro non l'ho trovato, ma era una secondo brana battuta, ma io la faccio altrettanto, ma probabilmente per uno strabismo politico, perché uno che dal PD oggi approda alla Lega, mi sembra difficile trovare il centro-sinistra, perché noi abbiamo altri valori, è uno di questi, ve lo dico, abbiamo ereditato quando ci si è insediato Tuccillo, l'amministrazione di cui faceva parte anche a viso aperto, di cui io ne vado fiero per le azioni che sono state fatte e di cui a viso aperto ne devi andare fiero, ma per quale motivo? Perché ritengo che le responsabilità, perché ritengo che se siamo arrivati dove siamo arrivati, ciò è stato dovuto anche all'apporto di avviso aperto. E infatti, e dice, se vuole, sì, chiudo solamente. Abbiamo ereditato un problema. Lei, direttore, si ricorda bene che c'era l'emergenza cimiteriale dove i loculi non c'erano. C'era la battuta che i defunti li dovevamo portare a Castelvolturno, sì, vista mare, no? Queste cose, sì, qua. Noi abbiamo risolto questo problema costruendo 500 loculi, ma non è questa la cosa importante che noi abbiamo fatto nel costruire i loculi, è stata l'assegnazione assolutamente trasparente di come sono stati assegnati questi loculi, dove la gente che aveva i defunti che non poteva riesumare, in modo cronologico sono stati chiamati a casa uno per dirgli qui sta il loculo, te lo puoi prendere e puoi riesumare il tuo defunto, il tuo caro. Io sfido, con una cifra poi abbordabilissima, sì, da tutti, che andava dai poco, più di 1000 euro a poco meno di 2000 euro a seconda della posizione, sfido qualunque amministrazione a dire che ha fatto come ha fatto l'amministrazione Tuccillo, che sono stati assegnati dove la politica non ha fatto nessuna interferenza. Diversa cosa era invece che quando noi abbiamo fatto le elezioni del 2013, lei sa bene che molti consiglieri camminavano con dei documenti in tasca per le persone che si dovevano... Oh no, è vero, no? Devo ammettere che è così, però una però, sola cosa. Ecco, questo è il bello anche di questa trasmissione. Abbiamo avuto ospite però Gennaro Davide Castaldo, sì, che è un esponente di Avviso Aperto, che è proprio questo che ha sottolineato che proprio con il Partito Democratico non c'erano questa diversità di vedute, anzi che molte cose combaciavano e che forse era sugli uomini la diversità di vedute. Per questa la mia domanda sulla discontinuità degli uomini, perché anche l'ex consigliere Castaldo non ha messo da parte quell'esperienza, anche se in quel periodo lui non era consigliere di Avviso Aperto, ma era stato eletto nell'UDC ed era entrato in un secondo momento. Lui fa una questione diversa, non dice che quello che è stato fatto è stato sbagliato, sarebbe da pazzi, certo, perché poi passare dal PD alla Lega, noi l'abbiamo detto con una risata l'altra volta, ma non è, c'è non da è una analizzare cosa da dire. E aggiungo, e poi magari il dottore risponde ad entrambi, c'è da analizzare poi quello che è stato gli ultimi periodi dell'amministrazione Tuccillo, no? L'ho ricordato anche ieri nell'intervista a Gaetana Cucurese. L'ultimo periodo dell'amministrazione Tuccillo ha amministrato con la città ferma al palo, perché aveva i numeri risicati, e quei numeri li garantiva proprio il gruppo Avviso Aperto, certo, che è stato fedele, certo, fino all'ultimo. Ora, logicamente, come succede anche su altri territori, e non ho capito il perché, e se mi sbaglio mi può correggere, il PD in questi periodi preelettorale, quindi nei periodi dove si aprono i tavoli, vuole sempre comunque fare all'interno dei discorsi la parte del leone, come ho più volte scritto. Perché? Perché è il partito più strutturato in Italia, ecco, adesso è il partito quasi sempre, il partito che governa e quant'altro, però senza tenere conto che magari sui territori si hanno altre evoluzioni, come ad esempio questo binario parallelo che sta partendo del centro-sinistra con il PD che forma i propri tavoli e le proprie interlocuzioni, Avviso Aperto che comunque ha aperto altri tavoli con la speranza che poi questo centro-sinistra alla fine vada unito, ma se ognuno ci si arrocca sulle proprie posizioni in quanto ai nomi, come diceva prima il direttore, penso che poi alla fine non si arrivi mai da nessuna parte, anche perché
la richiesta di avviso aperto della discontinuità sui nomi è una richiesta legittima, perché Tuccillo nel 2018 è stato proprio, al di là delle tante cose buone fatte e denunciate dal dottore, ma Tuccillo è stato bocciato dalla città, quindi due sono le cose: o non è stato amministrato bene, oppure quello che avete fatto l'avete comunicato male, perché la città non l'ha capito. Quindi voglio dire, ognuno si assumesse le proprie responsabilità e si deve andare avanti. Portare il centro-sinistra spaccato vuol dire regalare la città al centro-destra. E allora cosa si fa? Allora, io se vuole direttore, io vado addirittura oltre. Io non ho difficoltà a dire che, per come la penso io, un centro-sinistra, un'amministrazione che veda il PD al governo senza il viso aperto, io non lo vedo. E né tantomeno vedo il viso aperto in maggioranza senza il PD. Perciò io vi faccio la. Vi chiarisco, idea. Okay, perché io conosco le persone che stanno in viso aperto e conosco le persone che stanno nel Partito Democratico. Da ciò, voglio dire, se questo è, voglio dire, e io quando ho interloquito con gli amici anche di Avviso Aperto, nessuno di loro vuole non andare con il PD. Certo. Però se esiste una difficoltà di trovare un'intesa, ma la troveremo, certo, bisogna sedersi, bisogna parlare, quali sono le priorità, quali sono i reali problemi di questo territorio. Ci dobbiamo porre una domanda, e la domanda va posta un poco pure a tutti i consiglieri comunali: perché vi candidate per questo? Perché vi candidate a fare i consiglieri comunali di Afragola? Qual è il silenzio dal 27 aprile, come diceva prima Antonio? Perché tutto questo silenzio dal 27 aprile? Ma perde tempo. No, nel senso che non è la perdita di tempo, è che poi il Partito Democratico, almeno da quello che appare a me, personalmente parlo di me, rischia di rimanere isolato, arroccato, almeno è quello che a me appare, un isolamento del Partito. Allora guardi, il problema è legato a questo, le ho detto già prima che noi come non ultimo, noi non è un partito comunque in fermento, cioè il problema non è solamente legato alla problematica di fare le alleanze, ma perché per quanto riguarda noi, per grosse linee, in testa già ce le abbiamo le alleanze, insomma, e poi è quello che io le dicevo, cercare di prendere la parte migliore che esiste oggi sul territorio per rappresentare questa città in modo assolutamente meglio di quello che è stato fatto finora. Poi a superarci anche e superare anche le azioni buone che abbiamo fatto per il passato. Noi siamo un partito in fermento. Già lunedì sera all'interno del Partito Democratico sfido altre associazioni che se l'abbiano potuto fare, noi ci siamo invisti una ventina di persone all'interno della sede a discutere dei recovery van che cadono oggi a livello regionale e per essa sui comuni, che cosa fare, quali sono le priorità. Voglio dire, non è la politica, non è quella di essere eletto, è quella dopo di amministrarlo questo paese. Certo. E noi lo possiamo, allora io per come la vedo io, bisogna amministrarlo con chi l'abbiamo amministrato. Ora io non credo, perché a mio avviso può essere un falso problema, ma se noi ci sediamo tutti quanti a guardia bassa, voglio dire, e si fanno le valutazioni del caso, io ritengo che l'intesa si possa trovare. Poi succede l'imponderabile, poi uno di fronte a delle situazioni inasprite a tal punto, voglio dire questo, ma io conoscendo gli individui ritengo che ciò, voglio dire, sia superabile. Allora, ieri sera io ho avuto il piacere e l'onore di intervistare anche Tania Cucurese di Afragola Democratica, e quando gli ho chiesto qual è secondo lei l'identikit ideale per il sindaco di Afragola, su una cosa lei è stata molto chiara e ha detto: chi in questa città ha già governato ed ha avuto il potere per cambiare le cose e non lo ha fatto, perché poi mi devo aspettare il miracolo se non è avvenuto finora? Sei dello stesso avviso? Guarda, il problema ciò che fa un sindaco, io l'ho detto sempre pure in altre circostanze, è il risultato della maggioranza che si trova intorno. Un sindaco da solo fa ben poco, e l'abbiamo dimostrato con Grillo. Cioè Grillo, insomma, che per quanto mi riguarda è una persona squisita, è un galantuomo, cioè voglio dire, è una persona che io non conoscevo, ho avuto modo di conoscere e di apprezzarla sul piano, cioè dal punto di vista umano, assolutamente, ci ho parlato pure in privato, e mica sto qua a dire che cosa lui mi ha riferito e che cosa, insomma, i consiglieri stessi quando parlavano, cosa dicevano e quant'altro. Non è questo, lui pensa che è stato vittima di questo movimentismo, di questo fatto di novità. Assolutamente non è così. Io, per quanto riguarda le persone, se voi mi volete far dire lei chi preferisce, chi vede come sindaco e quant'altro, non è questo.
questa, a mio avviso, la cosa essenziale, perché io ritengo che questo sia un paese fortunato e sfortunato. Fortunato per la sua allocazione geografica, perché si trova conurbata all'interno di un territorio dove la fa da padrone, perché è al centro di uno sviluppo che si prevede comunque esaltante se vanno a buon fine questi recovery fund. E nello stesso momento è sfortunato che per tanto tempo non ha avuto una classe dirigente all'altezza. Io mi auguro, perché io voglio dire, non ho difficoltà a dirlo, mi auguro, e noi la facciamo la politica per passione. Certo. Assolutamente. Ora, se si mette assieme gli stessi elementi che hanno fatto la maggioranza, che hanno costituito la maggioranza di Grillo, lei ritiene che tutti l'abbiano fatto con passione, sempre per ritornare, ma non perché ce l'ho. È la storia che ce l'ha bruciata. Cioè, noi, lei si ricorda, premesso il fatto che non sia stata colpa di Grillo, perché stiamo dicendo che una sola persona è impossibile. Assolutamente, che ma lei si deve ricordare, pensi che in uno dei primi consigli comunali si alza De Stefano e dice che lui non riconosce l'assessore, che in quel momento era proprio affinito. Cioè, voglio dire, ma questa è la partenza dell'amministrazione Grillo. Ricordato qualche giorno fa, cioè, voglio dire, questa situazione, questi sono i fatti. Ora, sono partiti male. Ora che ci sia stata una fibrillazione all'interno della coalizione di Tuccillo, ma se è veritiero, mica lo possiamo negare. Qualcuno ha fatto la scelta di abbandonare il carro durante la strada, e purtroppo, insomma, hanno fatto scelte loro, non è certamente colpa nostra. Però io gli dico che chi è rimasto, cioè è rimasto assolutamente con uno spirito di abnegazione, non perché aveva avuto qualche prebend o altre cose. Noi abbiamo sempre avuto una lealtà sia nei confronti dell'amministrazione, ma soprattutto della città, nei confronti di chi ci aveva votato. E per questo noi, voglio dire, non abbiamo assolutamente niente nascosto. Chi ha qualche problema ce l'ha, non è forse colpa nostra. Quelli che poi sono fuoriusciti, che poi sono stati poi il fulcro della campagna elettorale di Grillo, e poi abbiamo visto com'è finita, hanno fatto perdere ad Afragola ben 2 anni e mezzo, forse 3. Abbiamo già detto che non è colpa di Grillo, però questi 2 anni e mezzo, Camillo, secondo te qual è la strada, cosa si trova a fare nei primi 100, 200? 300 guarda, giorni per Afragola, per recuperare. Per recuperare Afragola, innanzitutto io sono... No, per recuperare il tempo perso... Guarda, il problema di Afragola, esistono dei punti nevralgici del territorio che anche a costo irrisori, va bene, vanno, possono risolvere. Ma lei lo sa oggi qual è la strada più trafficata di Afragola? È via Silvio Pellico. Per me tutte, in realtà, che c'è un piano traffico che via Silvio Pellico, cioè una strada che tiene 80 anni, che poi passa per una strettoia di via Calvanese, insomma, e non le dico che cosa succede dalla mattina alla sera per quella strada. Oggi il problema qual è? Noi dobbiamo far sì che innanzitutto bisogna fare lo svincolo, da un punto di vista urbanistico e territoriale, lo svincolo che va dall'IKEA su Ottava Traversa San Marco e sposta tutta la gente che viene da Napoli, quelle che vanno da Afragola a Napoli, su via San Marco. Evitando, quella è una strada chiusa ormai da 10 anni. No, ma quella là è una strada che deve fare, fra le tante cose, anche l'alta velocità. Deve essere fatto con i fondi DAB. Deve essere fatto con i fondi DAB. E là ci vuole un'attenzione su quel problema. L'altro aspetto, abbiamo la strada che sta via l'Eutrec, dove si trova il centro, dove l'ufficio comunale, esatto. Quella là è un'altra strada che con pochi soldi si arriva, si sfonde, arriviamo a Casorio, dove sta il ponte di Treluce, non so come si chiama quella strada, significa risolvere un problema di traffico di Afragol, così come che le devo dire anche la strada di San Marco, evitare che dove ci sta via San Giovanni, via Ammare, insomma. I problemi sono innanzitutto, la gente non è che chiede molto, perché poi alla fine, diciamoci pure la verità, questa amministrazione ha scalato tutta la graduatoria dei vigili urbani, io però non è che ne vedo più di tanti in mezzo alla strada, non è che vedo che questi sono impegnati veramente per il disbrigo e l'attuazione, voglio dire, per quanto riguarda per risolvere i problemi del traffico. Forse stanno ancora in una fase di... Continuando a parlare di visioni, rifacendomi ad una dichiarazione appunto di Camillo Manna sulla TAV, no? Che tutti quanti la vediamo come un corpo estraneo alla città, e sappiamo benissimo che quanta fatica è stata fatta per realizzarla, tra cui anche proprio in era Tuccillo, ma dalla realizzazione della TAV intorno
alla stazione non è stato, non dico fatto nulla, ma non è stato pensato niente. Sì. Tant'è vero che in campagna elettorale Tuccillo cominciò con i preliminari del PUC, ma era già troppo tardi, perché dopo 5 anni di amministrazione si arriva poi ai preliminari in campagna elettorale. L'attuale commissario ha approvato i preliminari del PUC, ma è dell'amministrazione Grillo. Oggi, con la prossima amministrazione, se sarà il centrosinistra a governare, ci ritroviamo di nuovo a cambiare preliminare, quindi a partire da capo, e poi di nuovo senza sapere, senza avere un'idea, senza avviare un iter burocratico, almeno avviare l'iter burocratico che possa avere, possa dare una visione alla città dell'intorno TAV? Guarda, assolutamente no, voglio dire, noi se è un d'altronde noi se lo dobbiamo attuare noi, se vincerà il centrosinistra, voglio dire, sarà un tavolo a cui saranno sedute tutte le forze politiche che assumeranno la responsabilità dell'amministrazione che verrà, insomma, a decidere quale sarà, se è quello giusto da farsi o meno. Cioè, lei non è, non so, io mi fa la domanda, io non le posso rispondere se è una volontà mia o meno. No, no, dico, ma la visione del PD, la visione che ha il PD è certamente quella lì, voglio dire, quella là di discuterne di questa problematica, perché vede, il problema della TAV, cioè, sconda un equivoco la stazione dell'alta velocità, cosa che disse molto bene l'architetto professore Cascetto quando venne a un convegno proprio sulla Fragola. Dice, lui, in Italia l'unica stazione che, dell'alta velocità che è stata fatta, tutte le altre stazioni sono state fatte o per riqualificare o sono state costruite all'interno delle città. L'unica stazione che non è stata costruita ma è stata costruita fuori dalla città è la Fragola. Ora il problema è pensare, non, pensare il territorio che sta, uno sviluppo territoriale che sta intorno all'alta velocità, è una valutazione che va fatta con un pensiero sovracomunale, cioè una scelta regionale. Alla fine anche il governatore ci deve mettere del suo, perché non è che il comune dice mo qua mi invento, faccio il campo da calcio, o piuttosto faccio un altro centro direzionale, o faccio una fiera, una nuova, insomma, come voglio dire, una nuova struttura che è un po' come le grandi città. Oggi il problema è che noi dobbiamo sfruttare questo territorio, insomma, alla fine con l'alta velocità, con la sezione dell'alta velocità, affinché sia uno sviluppo che possa dare poi alla fine un completamento a tutta la città, evitare, dare anche un momento occupazionale, non che là bisogna pensare che cosa infatti, possa avvenire, soprattutto perché dobbiamo sfruttare la presenza dell'alta velocità per assumere una dignità. Questa città deve avere una dignità e deve essere fiera di averla, non la deve pensare come corpo estraneo, perché abbiamo un tesoro in casa e ce lo svendiamo. Certo. Si parla di tutto, ma mai dell'efficienza e della qualità che questa amministrazione, di qualità di vita che porterà su questo territorio, anche perché non vi dimenticate che sempre con la situazione dei recovery fund che dovranno da qui a poco venire, sarà il capolinea la stazione dell'alta velocità per quanto riguarda la linea che andrà sull'Adriatica. Sì. Sarà uno svincolo che a Fragola dell'alta velocità sarà il capolinea per tutti i treni che partiranno e andranno in lato Adriatico per la Puglia, per la Calabria, per l'Abruzzo. Vabbè, Camillo, però c'è bisogno di un'accelerata, perché ricordo ancora la campagna elettorale del 2013 dove la RAI faceva ancora la tribuna politica e la prima domanda che veniva fatta ai candidati era proprio l'intorno TAV e quello che poi sarebbe stato. Insomma, sono passati quasi 8 anni, la TAV, la stazione di alta velocità è stata realizzata, però intorno c'è ancora da lavorare. Ma c'è, e soprattutto le dico ancora di più, direttore, il problema è arrivato ancora un'altra situazione. Lei non si dimentichi che noi là è prevista, era prevista, io personalmente spero che non lo faccia, una sorta di sovrappasso per il costo di quasi 12 milioni di euro che deve superare l'autostrada e per andare dall'altro lato. Secondo me sarà uno sfregio pure al territorio, uno spreco di danaro. La prima cosa è bisogna pensare a un'alternativa per quanto riguarda la viabilità intorno all'area TAV. Cioè, non a caso, voglio dire, si possono, abbiamo delle strade di servizio per la ferrovia che possono essere ampliate e portare la gente senza alcun problema verso l'alta velocità. Ma le dico ancora di più, il problema dell'alta velocità, la cosa di cui i cittadini si lamentano molto, sembrano le balze, l'illuminazione di quella zona. Io l'ho sempre detta, perché là non è stato fatto, non si è avuto un rapporto serio con le ferrovie dello Stato. Io gli avrei imposto, se proprio la
qualche carenza ce l'abbiamo e ve la dico. Io avrei imposto per aprire l'alta velocità di fare una illuminazione che partisse da Via Reina fino all'alta velocità, ma un'illuminazione particolare come ce l'avete voi qua nello studio, tutta blu. Proprio per dire, sono arrivato, mo io seguo questa linea blu, arrivo all'altra... Che mi porta al centro di Afragola, dal centro di Afragola mi porta verso Napoli. E la gente di notte, quando piove, c'è difficoltà in questa zona qua. Perché poi al netto dell'illuminazione della stazione... Ma anche una visione non solo sovracomunale, ma anche una visione diciamo di conurbazione con altri comuni dove insiste proprio la TAV, c'è bisogno di un tavolo aperto con altri comuni. Noi abbiamo un gioiello, abbiamo un gioiello, e, non lo sappiamo... e poi non lo incastoniamo bene nell'oro, questo è il problema. È così. Bene, noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, siamo stati molto contenti di essere qui stasera con Camillo Mann, la porta di M'informo per Camillo è sempre aperta. Grazie. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci. Grazie a voi. Shopping a due passi da casa? Al Parco Commerciale I Pini si può. Hai a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno. Il supermercato CRAI, abbigliamento e sport, tutto per la casa, cura e bellezza della persona, viaggi, giocattoli, tecnologia e per uno stop il bar e l'area food. Sei al Parco Commerciale I Pini, il centro delle emozioni. Termoidraulica Brianese, il tuo fornitore di fiducia. Potrai trovare i marchi dei più prestigiosi produttori di materiali termotecnici. Fornitore ufficiale di zona per climatizzatori Samsung, caldaie Feroli, rubinetteria Gaboli, termoarredi Irsap e tanto altro. Termoidraulica Brianese è a Caivano, in Corso Umberto 115. La pandemia da Covid ha stravolto le nostre vite. Abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini e i nostri atteggiamenti. Ma noi abbiamo creato un dispositivo che può rendere la nostra vita molto più semplice. Il nostro team di ricercatori è stato in grado di creare un igienizzante automatico che è in grado di sanificare ambienti chiusi in pochi secondi. Così possiamo fare anche un favore all'ambiente. Al Sicuro Box, il sistema di sanificazione automatizzato, unico al mondo. De Guadalajara, Jalisco, México, Saúl Canelo. Poco più di 100 anni fa gli impavidi rivoluzionari di Pancho Villa cavalcavano fucili alla mano gridando a squarciagola il loro motto «Tierra y libertad». La terra era quella del Messico, la loro patria, e la libertà rappresentava tutto ciò per cui erano disposti a versare il proprio sangue. Due parole che riassumevano appieno l'indomabile coraggio che scorre nel sangue latino. Svariati decenni dopo, quello stesso spirito guerriero si mostrò ancora non nei desertici campi di battaglia ma tra le corde di un ring. Tierra e Libertad erano la forza motrice che guidava i pugni di Salvador Sanchez, Marco Antonio Barrera, Julio César Chavez e molte altre leggende.
Oggi è indiscutibile che tutto l'orgoglio messicano, questo desiderio di rivalsa e di vittoria, sia incarnato in una sola persona: Saul Canelo Alvarez. Cresciuto in un ranch sotto il caldo sole di Jalisco, sin da bambino anche lui, come grandi condottieri del passato, amava andarsene in giro a cavallo sognando un futuro glorioso. Ma assomigliava a loro solo in questo. I suoi capelli non erano nero corvino, ma rosso fuoco, e la sua pelle era troppo chiara perché qualcuno potesse scambiarlo per un messicano. Va da sé che soprattutto da piccolo, questo lo portò a confrontarsi spesso con i bulletti del quartiere che lo deridevano per le sue diversità. A soli 13 anni indossò i suoi primi guantoni ispirato dal fratello Rigoberto, che era da poco passato al professionismo. Dopo neanche 2 anni, quando alla fine fece anche lui